Sì? Buongiorno, che cosa ci fai tu qua? Che cosa ci fai tu qua? Tu non sei ammesso sul lettone. Non sei ammesso sul lettone. Ma non te ne frega niente, vedo. Buongiorno, buongiorno, gatto Demer. Buongiorno. Cosa fai tu che sei tutto bianco e un po' arancione? Cosa fai? Mamma mia, questa pancia tutta morbidosa, tutta soffice, soffice come una nuvoletta. Sei bellissimo, amore mio, buongiorno. Buongiorno tu con tutte queste lentiggini sul nasino, buongiorno. Mamma mia, quanti baci mi devi dare, quanti baci, quanti baci, tanti baci, tanti baci, amore mio. Tanti baci, amore mio. Buongiorno ragazzi, come potete vedere sono ancora nel lettone. Mi sono proprio appena svegliata, io inizio a registrare subito come al solito. Comunque, oggi una delle ultime giornate di trasloco, ragazzi, e vado anche dal parrucchiere oggi, che voglio rifare il colore. Mamma mia, che faccia, ho veramente gli occhi rossissimi, ragazzi, perché ho dormito poco, ho finito il montaggio del video praticamente alle 7 di mattina. Ci ho messo tutta la notte a montare il video, quello con Chiara e mia mamma. È stato lunghissimo, è uno dei video più complicati che io abbia mai fatto, non so come mai, non me l'aspettavo, quindi però sono contenta, sono molto molto felice di come è uscito e ci siamo anche divertite tanto a filmarlo. Quindi c'era mia mamma che voleva assolutamente, non voleva smettere di filmare e poi mi mandava i messaggi: mi sono divertita tantissimo, rifacciamolo. Quindi insomma, sono contenta, spero che vi piacerà quando andrà online, spero, non vedo l'ora, sono sempre lì che aspetto l'orario in cui uscirà il video, che oggi uscirà eccezionalmente alle 14, e per vedere che cosa ne pensate, quindi sono emozionata. Comunque ragazzi, adesso io mi devo alzare e preparare, ho una chiamata di lavoro e diverse email a cui devo rispondere subito, subito questa mattina. Dopodiché, invece, appunto, vado da Goran a rifare i colpi di sole, perché visto che probabilmente per un altro mesetto, mesetto e mezzo non tornerò in Italia, voglio sistemare i capelli perché non voglio più avere la ricrescita. E quindi faccio di nuovo i colpi di sole con una tecnica nuova oggi, magari vi farò spiegare un pochino meglio da Francè. È una tecnica che mi ha incuriosito molto perché secondo me l'effetto è ancora più naturale rispetto alle mesh normali, quelle che ho adesso. Quindi ragazzi, bando alle ciance, dobbiamo alzarci. Devo alzarmi anche se vorrei restare a letto oggi. E poi che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo preparare gli ultimi scatoloni perché mancano ormai pochissimi giorni. Tra 2 giorni la ditta viene a prendere tutto quanto, quindi io tra 2 giorni devo aver inscatolato tutto, 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 perché tutte le cose pronte vanno direttamente in Olanda e il resto dovrò portarlo io, quello che lascio qua, quindi è meglio che prepari tutto quanto, perché dopodiché, appunto, non torneranno più a prendere le cose. Comunque, ragazzi, vado. E poi stasera sono a cena da 2 amici, ma non penso che filmerò perché mi secca un po' prendere e puntargli la videocamera in faccia. Quindi vi avviso già da adesso che molto probabilmente stasera non riuscirò a filmare la serata quando vado da loro a cena. Però poi mi sa che torneremo e continueremo ad inscatolare roba. Quindi benissimo, ragazzi, vabbè. Io mi alzo e noi ci vediamo tra poco. Anche se vorrei restare a letto. Fatta la call, ragazzi, adesso sto andando da Goran, infatti i miei capelli sono un disastro, ma tanto me li sistemano loro. C'è un sole bellissimo oggi, fa di nuovo, cioè fa finalmente caldo, perché ancora non era arrivata l'estate, è arrivata oggi. E qui non ho ben capito che cosa c'è. Sembra ci sia una specie di mercatino natalizio, però siamo in estate. Ma non abbiamo tempo per guardare queste cosine adesso. Siamo quasi arrivati, ragazzi, finalmente sistemiamo questi capelli che non sono così esageratamente osceni stavolta, ma un po' di ricrescita decisamente c'è. Tra l'altro, ditemi, vi prego, quando comincerò a parlare normalmente con questo Invisalign, che ancora ho le S tutte strane, tipo Paperina. Eccoci qua, ragazzi, ho tolto la mascherina, sono nel privé, ci sono solo io, capelli pronti.
sporchissimi, ma ovviamente non li ho lavati. Voi li lavate i capelli se dovete andare dal parrucchiere, io no. Quindi adesso facciamo i capelli. Volevo anche farmi riattaccare, le vedete, l'extension un po' più in alto, però non credo che abbia tanto senso perché l'ho messo solo un mese fa e soprattutto non credo di avere il tempo oggi per farlo. È stranissimo non avere il rossetto, ma appunto sulla mascherina non lo metto perché come si sbava tutto non ha senso. Nel frattempo sto leggendo i vostri commenti al video con Chiara, mia mamma. Sto vedendo che vi sta piacendo tantissimo, quindi sono contenta. Abbiamo finito con il colore, sono super super contenta. Qui c'è Franzè che adesso vi spiegherà la tecnica che abbiamo usato sul, cioè per fare il mio colore oggi. Allora, senza dover lavorare sempre per ristrutturare i capelli e cercare di correre dietro a questa cheratina spapolata, abbiamo deciso di trovare una nuova tecnica. Come funziona? Noi coloriamo di biondo fino alla base tutti i capelli più lunghi, quindi quelli più vecchi. Invece i baby hair, che sono quelli appena cresciuti, sono quelli più corti. Quelli corti, piccolini. Esatto, e sono anche più delicati. Quelli là li lasciamo fuori. Lasciando fuori i baby hair gli permettiamo di crescere in totale salute e tranquillità, ma lo scuro dei baby hair ci dà la sfumatura del colore. Quindi abbiamo un biondo fino alla base ma sfumato. Fantastico. Quindi è molto più naturale e riusciamo a dare a Nicole il biondo che vuole. E così non roviniamo neanche i baby hair, che sono i capelli appunto quelli che stanno crescendo nuovi, che sono un po' più fragili. E il risultato, ragazzi, guardate che roba, è super 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 naturale. Ho tolto, ragazzi, un attimo la mascherina appunto perché sono da sola qui nel privé. In realtà non c'è più nessuno neanche in salone. Sono stra felice, guardate che meraviglia. E come al solito da Goran sono sempre super generosi e mi riempiono di robine super super interessanti, come ad esempio, eccola qua, una delle mie preferite è la Premier Repair Intense, che è uno spray super super ristrutturante con cellule staminali. È fantastico, ragazzi. E come al solito sono in ritardo, sono tornata a casa, anzi ho preso le pastine che non devo dimenticarmi, ho messo in frigo. Eccole le pastine! Sì, super golosa, io come al solito, poi dico ancora questa S tutta strana, non mi sono ancora abituata a questo Invisalign, ditemi che mi ci abituerò, vi prego. Comunque, adesso, ciabattine, sandali, che ho preso su Asos all'ultimo secondo, perché mi sono resa conto di aver inscatolato tutti i sandali, che non è stata un'idea molto intelligente. E ragazzi, io sono pronta. L'outfit di oggi non me l'ho neanche fatto vedere in realtà. Ho questo abito che ho preso da Boohoo un paio d'anni fa e lo adoro, ragazzi, l'ho pagato pochissimo ed è uno dei miei abiti preferiti. Poi ci ho messo questa cintura che ho comprato al volo perché mi ero resa conto di, mi sono resa conto di non aver salvato dagli scatoloni neanche nessuna cintura marrone, solo nere. Quindi ho questa e poi la borsetta Dior, che ha questo pirulicchio qui che non vuole starsene come dovrebbe. Però questo è l'outfit di oggi e come potete vedere casa mia è ancora un disastro, ma ancora per poco, ragazzi, perché questo sarà l'ultimo o il penultimo vlog che filmerò da casa mia in Italia. Quindi è emozionante, ma significa anche che abbiamo quasi finito tutto quanto e che presto appunto mi trasferisco, ragazzi, non ci posso credere. Quindi adesso io porterò la videocamera con me, però non sono sicura di riuscire a filmare, eccetera. Lo sapete, quando sono con amici mi dispiace sempre puntargli la videocamera in faccia, quindi vedo un attimino se riesco a fare qualche scena, molto volentieri, quindi porterò la mia videocamera con me. Se non ce la faccio, ragazzi, ci vediamo quando torno. Abbiamo preso la pizza, ragazzi, buon appetito! Tornata a casa, ragazzi, è stata una bellissima serata, sono molto molto contenta di averli visti, sto cercando un po' di vedere tutti i miei amici prima di andare in Olanda, anche se in realtà tipo prossimo mese, agosto, dovrei già essere qua, sicuramente, quasi sicuramente, e in settembre quasi sicuramente, cioè in settembre sicuro, anche in agosto alla fine praticamente, quindi sarò sempre in giro come al solito. Gatti, dove sono i gatti? Buonasera! Buonasera amore mio, buonasera amore mio, sì, ti ho già coccolato te, chi sei venuto a salutarmi, sì. E la gatta? Ciao gatta stellina, ciao, scoiatola piccolissima,
Sì, bellissima. Comunque ragazzi, è tardi, ma noi adesso ci metteremo a fare scatoloni, perché io devo ancora preparare diversi scatoloni, non tantissimi in realtà, ma ci sono delle cose ancora da scatolare e ho solo ancora domani come tempistica, quindi qualcosina voglio fare ancora adesso prima di andare a nanna. Questa, come potete vedere appunto, è la situation attuale della montagna di scatoloni, ragazzi. È letteralmente più alta di me, ragazzi, cioè... Notare, ok? E adesso però voglio andare a sistemare il mio studio, perché quella è la stanza che appunto ho lasciato per ultimo. Gatto Denver, voglio salutarvi come sempre. Tu sei il protagonista dei video? Sei tu? Lo so, lo sappiamo tutti, Gatto Denver, oramai lo sappiamo tutti che tu sei il vero protagonista e la vera star di questo canale. Sì, amore mio. Dai baci a tutti. Ciao ragazzi, vi do tanti baci. Tanti baci. Vi dicevo, se Gatto Denver la smette di importunarmi, il mio canino nudo bianco un po' arancione, vado a sistemare lo studio, perché appunto, come vi dicevo, è la stanza che ho lasciato per ultima, proprio perché appunto dovendo filmare mi servivano tutte le cosine e soprattutto volevo che il background restasse intero per il più a lungo possibile, quindi adesso però è arrivata l'ora, perché non ho più tempo, il tempo è scaduto, devo impacchettare tutto. Questa è la situation studio attuale, qui è ancora tutto praticamente intatto, ma ho già svuotato in realtà questa parte del cassetto. Qui, come sapete, ci sono le cosine che uso di più quotidianamente, quindi i trucchi che uso di più. Qui c'è appunto la parte viso, la parte occhi e la parte labbra. Adesso devo tenere soltanto le cosine che userò in questi giorni per truccarmi fino a quando appunto mi trasferisco in casa nuova, e tutto il resto dobbiamo impacchettarlo. Ho già appunto iniziato e ho messo tutto in questa scatola Chanel, che è quella delle nuove scarpe. Vabbè, non ho più scatole, cioè non volevo usare scatoloni troppo grandi per questi trucchi, quindi così secondo me sono molto più al sicuro, e poi li impacchetto tutti così con la carta Chanel, vabbè. E, però non penso che ci staranno tutti, ci proviamo, quindi adesso continuiamo e svuoto questo qua, perché questi due piccoli cassetti qui ci sono semplicemente elastici per capelli, mollette varie eccetera, questi devo svuotarli, e anche questo, perché poi appunto la scrivania e tutti i mobili dello studio li porterò via. Questi invece li scocceremo soltanto, di solito sì, ho sempre fatto così, e questi invece li scocceremo soltanto e verranno portati via così, che è una grossa fortuna il fatto che io non debba svuotare tutto quanto, ragazzi, specialmente questi. Qui ci sarebbe stato veramente il delirio se avessi dovuto svuotare tutto quanto, quindi qui siamo fortunati. Poi, allora, qui ho messo tutte le cosine che mi serviranno in realtà fino all'ultimo secondo. Quella no, la scatola di rossetti, quelli devo impacchettarli in realtà. Quindi, progetto attuale, svuotare tutta quanta la postazione make up, ragazzi. Ok, primo scatolone fatto, cioè primo per quanto riguarda lo studio oggi, numero 112. Cosa? Sì, amore mio, sì, ci stiamo trasferendo, ma non ti preoccupare, Gatto Denver. Avrai il giardino, Gatto Denver, avrai il giardino, amore mio, sì. Lo so, puzza il pennarello, Gatto Denver. Allora, qua dobbiamo scriverci, molto importante, a lettere cubitali, fragile, perché ci sono i miei trucchi preziosi. Là. Ok, non so perché mi rassicura farci tanto di queste righe. E poi ci scriviamo studio, perché questo va nel mio studio. Missione compiuta, ragazzi, tutta la postazione trucco è stata svuotata, ho tolto anche i cassetti, svuotato anche questo, ho cercato anche di pulirlo, ho messo tutto via negli scatoloni in modo molto parsimonioso, ho anche pulito un po' il cassetto, tolto i due cassetti con gli elastici, li ho messi negli scatoloni. Ciao gatta Stellina. Unica cosa che non potrò, penso, in scatolare è questa fantastica Urban Decay Vice Lipstick Vault, eccola qua, che è una meraviglia. Alcuni rossetti mancano, ma perché li ho nel mio cassetto dei rossetti che uso di più. È meravigliosa questa, ragazzi, veramente è meravigliosa, però è talmente gigantesca che non sta in nessuno scatolone. Ok, mio family, è tardissimo, ma sono molto felice perché ho finito praticamente lo studio. Scusatemi se c'è l'eco, ma
ormai è tutto vuoto qui e le uniche cosine che ho lasciato fuori sono il computer, insomma, videocamera e solo i trucchi che userò in questi giorni di trasloco, che sono questi. E quindi devo dire, anche lo studio completato, mi fa un po' strano vedere tutto quanto vuoto il background. Qui c'è l'ultimo scatolone e poi anche qui è fatto tutto e ho praticamente finito, ragazzi. Devo solo inscatolare ancora un paio di cose, però quelle le porterò io personalmente con appunto il furgoncino quando andrò su con i gatti. Quindi tutte le cose che devono prendere loro sono impacchettate, fatto, finito. Quindi sono contenta perché questo trasloco non l'ho fatto in modo stressante, ma molto... me la sono presa comodo, ho avuto un sacco di tempo e sono riuscita a fare anche vari decluttering e quindi sono... insomma, devo dire che è andato molto meglio di quanto pensassi e sono riuscita anche ad organizzare tutto in modo molto semplice, quindi sono molto molto contenta, devo dire, e non vedo l'ora di essere nella casetta nuova, ragazzi. Ormai stanno per arrivare i mobili, appunto tra pochi giorni, non so se ve l'ho detta questa cosa peraltro, io tra qualche giorno parto e starò in Olanda per 3-4 giorni perché mi arrivano tutti i mobili, quindi vado a stare da Demesa, però in realtà cioè dormirò da lei, ma poi andrò a casa mia tutto il giorno perché dovranno arrivare i mobili eccetera eccetera, e sarà molto emozionante. Vi farò l'home tour vuoto, fatemi sapere se volete l'home tour vuoto, cioè della casa così com'è quando arrivo, prima che io prima che inizino ad arrivare i mobili, oppure se preferite vedere solo la casa arredata. Fatemi sapere, ovviamente per la casa arredata ci vorrà un po' di più, invece la casa vuota riesco a farvela vedere subito, e poi tornerò giù in Italia e poi ripartirò appunto con il furgoncino in Olanda per portare solo le mie cose di valore e di gatti, rendiamoci conto, e verrà Neil con me. Non so se ve l'ho detta questa cosa, un sacco di cose che non vi ho detto, sì, verrà Neil, il che mi rende molto felice perché mi sta dando una mano veramente, cioè mi sta dando veramente un aiuto prezioso. Ho risolto tutto anche con il passaporto, ragazzi, non ci posso credere, ma sono riuscita a fare tutto. La cosa più difficile è stata forse fare il passaporto a Gatto Denver, vi devo dire la verità, però è andato, insomma, sono riuscita a fare anche quello e quindi siamo pronti, ragazzi, è fatta, è tutto inscatolato, finalmente posso andare, finalmente. Finalmente è arrivato il momento che ho tanto aspettato, ragazzi, non ci posso credere, sono talmente emozionata che vi giuro, mamma mia, mi viene da piangere, vabbè, quindi scusatemi, è che non mi sembra vero, cioè ho passato un periodo in cui non pensavo che arrivasse mai questo momento, cioè mi sembrava che ormai fosse tutto cambiato, che non che non sia così, ma... pensavo che non avrei dovuto abbandonare tutti i miei sogni, io ovviamente cercavo di essere positiva e tutto, però dentro di me avevo quei momenti anche di molta negatività, come ben sapete, i miei momenti up e i miei momenti down. Però mi avete detto che un po' per tutti è stato così e quindi mi sono rovinata il trucco, no? E quindi cioè... ero positiva, però al contempo temevo che non mi sarei mai potuta trasferire, che non sarebbe mai arrivato questo momento, specialmente quando ho avuto tante difficoltà a trovare la casa. Questa era veramente l'ultima ad Alkmaar che io ho cercato, altrimenti sarei andata diretta ad Amsterdam. E quindi alla fine si è incastrato tutto come doveva. Ok, ragazzi, eccomi qua pronta per la skincare, se riesco a sistemare la videocamera in un modo decente. Sono rimasta sveglia fino a tardissimo, ragazzi, e devo ancora mettermi al montaggio di questo video, ma sono contenta perché ho finito tutto quanto per quanto riguarda praticamente gli scatoloni e tutto. L'illuminazione non è il massimo, scusatemi. Adesso vado a struccare il viso con la mia acqua micellare perché... il trucco ormai si sta praticamente sciogliendo. Purtroppo, ragazzi, non credo che venerdì caricherò un nuovo video perché avrò un sacco da fare con il trasloco, quindi non penso proprio di riuscire a filmare domani niente. Quindi perdonatemi se in questo periodo, almeno so che vi ho avvisato perché so che
Cioè, ve lo sto ripetendo più volte, non perché voglio annoiarvi dicendovi ogni volta scusate, a volte potrò saltare un video, ma siccome lo sapete, mi dispiace moltissimo quando non riesco ad essere, cioè perché ci tengo molto ad essere sempre puntuale dal lunedì al venerdì alle 17:30, quindi se so che in un periodo appunto come un trasloco enorme come questo, se so di non essere puntuale, mi dispiace, quindi mi scuso e ve lo dico magari anche in anticipo, come in questo caso appunto, in questo trasloco purtroppo può succedere che io un giorno, qualche giorno non riesca proprio a caricare nulla. Dovessi riuscire, vi avviso o qui o su Instagram, così lo sapete, perché poi mi dispiace che alle 17:30 siete lì e non esce nulla, quindi cercate di seguirmi appunto nelle storie o qui su YouTube o nelle storie su Instagram, se ancora non mi seguite vi trovate come kissandmakeup01 e così lì almeno vi avviso, se non appunto se non vi avviso direttamente anche qua su YouTube già in un video magari il giorno prima. Quindi ragazzi, però verso diciamo i primi di luglio sarò, cioè praticamente tra pochi giorni, sarò definitivamente nella casa nuova in Olanda e poi sistemerò tutto quanto, conto di prendermi poi una settimana ragazzi, perché dopo tutta la quarantena e tutto, io ho continuato a lavorare tantissimo, lo sapete, non ho skippato un giorno, non ho saltato un orario, non sono stata in ritardo un giorno e quindi ho, intendo prima del periodo del trasloco ovviamente, quindi non, cioè ho bisogno di un periodo senza videocamera e senza computer. Mi dispiace sempre tantissimo quando mi prendo una pausa, mi penso una settimana mi prenderò in cui voglio proprio stare off e magari sarà la settimana in cui aspetterò che mi arrivi internet a casa, potrebbe essere anche un'idea adesso che ci penso effettivamente, e penso appunto che una settimana me la prenderò, che in realtà non sarà di completo relax perché comunque arrenderò casa e sistemerò tutto quanto e aprirò gli scatoloni eccetera, però questa è la mia idea. Una volta che mi trasferisco ovviamente vi porto con me, vi faccio vedere se vi interessa il tour della casa vuota, intanto fatemi sapere, mi raccomando che aspetto il vostro parere su questo, che non so se farlo oppure no, e poi penso di appunto staccare un po' per una settimana, non da voi, lo sapete bene, ma dal computer più che altro e dal programma di montaggio, che ancora un po' me lo sogno di notte quando mi rivedo, cioè ieri tipo ho editato il video per 6 ore, una cosa del genere, che il video che ho fatto con Chiara e con mia mamma è stato complicatissimo da editare, e poi arrivo a fine montaggio che vi giuro non voglio più sentirmi parlare cioè tipo non voglio assolutamente più sentire la mia voce, perché l'ho sentita tipo per 6 ore costantemente nel montaggio. Mi fa troppo ridere sta cosa, che quando parte un mio video sono lì che dico no, chiudi perché proprio non sopporto di risentire la mia voce, non lo so, non penso di avere una voce bellissima e quindi riascoltarla non è, boh, non lo so, non mi è mai piaciuto. Ok ragazzi, adesso vado ad applicare un prodotto nuovo. Io non avevo mai sentito parlare di nessun prodotto neanche lontanamente simile. Questi sono dei patch occhi ragazzi, però liquidi, cioè può sembrare una crema occhi ma in realtà va lasciata in posa proprio come i patch per 10-15 minuti. Vado appunto ad applicarla, la sto testando da qualche giorno ragazzi, ma mi piace un sacco perché mi rende la pelle, a volte è tipo disidratata a fine giornata la pelle, non lo so, specialmente dopo che mi sono struccata la pelle tende ad essere appunto un po' secca nel contorno occhi, ho questa sensazione di pelle secca che nel contorno occhi mi dà particolarmente fastidio, e con questo ragazzi quando lo togli proprio come con i patch ti dà quella sensazione di estrema idratazione che poi ti dura tutto il giorno, quindi sono veramente pazzeschi. Sono di Lab Care Cosmetics, un brand con cui sapete che lavoro e che adoro, un brand che trovate nelle farmacie oltre che naturalmente sul loro sito, ve lo linkerò qua sotto nel box informazioni. Cerco di dare la forma dei normali patch, ok, e adesso aspettiamo 10-15 minuti, nel frattempo mentre aspetto di solito lavo i denti, quindi aiuto senza che faccia un disastro, quindi adesso lavo i denti ragazzi, come sapete ho anche l'Invisalign, quindi vado a lavare per bene anche l'Invisalign,
e poi ci rivediamo. Eccoci ragazzi, sono passati 10 minuti, adesso vado a rimuovere i miei patch con un dischetto di cotone. Voi lo sapete che io sono fissata con i profumi dei cosmetici e questo ha un profumo pazzesco ragazzi. Non potete sentirla ragazzi, ma la pelle è super super morbida e super super idratata e non so se vedete, ma va a riempire anche le rughe, le rughette, l'espressione, quindi ha anche un effetto levigante. Adoro troppo, vi giuro. Ragazzi, questo non c'entra con la routine serale perché è un prodotto che di solito applico quando mi sveglio prima di uscire, ma volevo farvelo vedere, sempre di Lab Care Cosmetics, si chiama Oro Polvere, è una polvere profumata, illuminante e idratante, quindi contiene tutte queste micro particelle dorate che sono fantastiche, secondo me ancora più con l'abbronzatura se siete fortunate e non dei fantasmini come me, ma la figata di questa che non è solo, appunto, non ha solo queste particelle, questi micro glitterini che vanno ad illuminare la pelle, ma è anche idratante e appunto profumata. Volevo farvi vedere il risultato ragazzi, è bellissima. Ovviamente si può scegliere anche quanti spruzzi fare, quindi quanto intensi li vogliamo questi glitterini, no? Si può fare giusto a malapena scintilloso e poi si può avere anche un effetto super super scintilloso. Mamma che buon profumo. Ma ragazzi, prima di salutarvi, anche oggi ho un super codice regalo, perché non è un codice sconto ma un codice regalo, nel senso che vi regalo proprio un mascara ragazzi, perché sul sito Lab Care, ve lo linkerò qua sotto, con il codice Nicole Regalo, con una spesa minima di 24,90€ ragazzi, avete in regalo un mascara, vi regalo io il mascara volume infinito nero, che è questo ed è pazzesco. Come al solito vi ricordo che se utilizzate i miei codici sconto, i miei codici regalo, io non ci guadagno assolutamente nulla, sono solo dei codici che io vi regalo perché fanno sempre comodo, ok? Ci tengo sempre a sottolinearlo, lo so che a volte sono noiosa su questo, quindi mia family, adesso è veramente super tardi, io ancora devo mettermi a editare questo video, quindi mia family, noi ci vediamo lunedì alle 17:30. Vi mando un bacio grande, venite che vi abbraccio fortissim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 o e a lunedì, ciao!